Bella ragazzi, sono Lorenzo, eccoci qua tornati in un nuovo video. E come vi avevo detto, ho fatto tanti video attraverso l'America, no? E guardando tra le clip mi è venuta fuori la prima volta che sono andato a Los Angeles con la famiglia, la prima volta che sono andato con mio fratello ospitante, la prima volta che sono andato con il Rotary, che sarebbe l'associazione con cui sono andato, no? E quindi volevo farvi vedere un pochino com'è andare a Los Angeles, il viaggio, perché passi da San Francisco almeno, passi 6 ore su un spiazzi desolati alla fine, perché non c'è niente lì, vedi proprio niente, non vedi città, non vedi, solo pianura. È una cosa che in Italia non si vede molto spesso, perché non c'è così tanto posto, mettiamola così, la densità della popolazione è molto più alta in Italia, quindi bene o male una casetta ogni tanto la vedi sempre. Lì no, ho fatto tipo delle 5 ore di viaggio, ne ho fatte 3 senza vedere un'anima viva in mezzo proprio a questa, a volte piantagioni, a volte proprio deserto, ed è stata abbastanza strana come cosa, non ne sono abituato. Però una volta superate queste colline, si arriva nella parte, quella bella di Los Angeles alla fine, perché questo video volevo un pochino parlare cosa ne penso io veramente di Los Angeles, perché dovrebbe piacere una città così, la città famosissima, la città con le ragazze più belle al mondo, così dicono. Partiamo dal fatto che io ho vissuto più o meno 3 settimane a Los Angeles e quindi la conosco abbastanza bene. E però io ho vissuto nella parte bella di Los Angeles, come vedete adesso nel video io ho vissuto a Venice, che la mia famiglia ospitante, almeno gli amici della mia famiglia ospitante, abitavano a Venice Beach, e se no la mia famiglia ospitante abitava 2 blocchi più là, 10 minuti a piedi, tranqui. E quindi vi posso dire che dal mio punto di vista mi è piaciuta tantissimo, perché ho vissuto nella parte attiva, nella parte bella, mi svegliavo, andavo a passeggiare a Santa Monica o a Venice, ed è una cosa molto molto interessante, che poi prendevi la macchina, andavamo a Hollywood, c'erano i posti dove fare feste, e poi facevamo le feste con i college, tra tutti, insomma come nei film, mettiamola così, ed è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, e io mi sono divertito parecchio Los Angeles, non vi mentirò. Il problema è che Los Angeles è una città grande come il Veneto, è una città enorme, quindi mi sono reso conto che più mi allontanavo dal punto bello di Los Angeles, cosiddetta LA, LA, vabbè, e più mi rendevo conto che è una città morta, una città brutta, una città piena di brutta gente, mettiamolo così, perché adesso vi spiego un po', è una città enorme, quindi per arrivare da un punto all'altro senza traffico, che è impossibile, come vedete adesso dalle immagini, devi passare proprio quasi delle autostrade, e ci metti letteralmente 1 ora e mezza, 2 per arrivare da un punto A al punto B, nelle parti opposte della città, no? E quindi se ti piace Los Angeles perché sei un turista e hai visto solo Venice Beach o hai visto solamente Santa Monica, ti posso dire, mi dispiace, non è così la città, per quanto bella te la fanno vedere nei film con le belle ragazze, con le belle persone tutte atletiche, non è proprio così. Le ragazze a me piacciono molto di più le italiane, quelle che sono lì sono un po' finte, e così magari faccio piacere anche il mio 18%, perché non so se avete visto, ma su 100 persone 18 sono ragazze che guardano i miei video, ed è una cosa che mi fa sentire abbastanza fiero, vuol dire che non sono proprio così gay, no sto scherzando, vuol dire che anche voi ragazzi mi seguite, quindi se ci siete commentate qua sotto. Vabbè, detto questo, intanto qua non ho nessuna possibilità di vedere quanto sto registrando, però va bene così. Vabbè, dicevo, mi sono reso conto che è quasi tutto un ghetto Los Angeles, si può capire un pochino anche giocando GTA 5 non si capisce molto a dire la verità, perché ti mettono i punti importanti, quelli famosi, no? Perché quello che le persone vogliono vedersi, non vogliono vedersi il brutto ghetto dove ci sono le persone che ammazzano a vista solo perché possono, se così si fanno vedere dalle gang, e di conseguenza possono entrare nelle gang, no? Quelle cose non le fanno vedere nei film, non le, magari in qualche film sì, ma non le fanno vedere nei videogiochi, giusto? Ed è questo un problema di Los Angeles o delle città grandi americane, che c'è tanta, ci sono tantissimi delinquenti, ci sono tantissime persone che non gliene frega proprio niente di te, che pensano solo ai tuoi interessi, ai loro interessi, e quindi se il loro interesse è entrare in una gang o farsi vedere dal vicinato o che ne so, tirano fuori la pistola, che la possono comprare anche in supermercato in America, e sparano. E sparano, una cosa che magari sembra fantascienza in Italia, diciamo, ma come una persona che spara così a caso? Eh sì, lì succede anche abbastanza spesso, se considerate che nella città vicina dove abitavo io, che si chiama Oakland, che è una delle città abbastanza pericolose americane, tipo in 2-3 mesi sono morte un centinaio di persone, non sto scherzando, e quante ne muoiono in Italia a fine per omicidio, cose così, molte meno. Questo è un pochino Los Angeles secondo me, quindi se voi
io vi posso dire che dal punto di vista mio Los Angeles è una città molto bella che ti dà molte opportunità, ma fino a un certo punto, se tu ci vuoi vivere con una famiglia, lascia stare. Però se tu vuoi fare una vacanza, ti dico, è bellissimo e ti divertirai sicuramente, però ci devi andare con qualcuno che vive del posto, perché se ci vai per conto tuo non conosci niente, non c'è nessuna possibilità di divertirti come fanno gli americani, e ci siamo ben capiti. E poi se hai una... sei, è una città delle opportunità, perché è una città così grande che puoi trovare qualsiasi lavoro, soprattutto se tu sei interessato nella parte cinema o in tutti quegli aspetti là, lì sicuramente c'è molta opportunità. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda su Los Angeles o volete vedere un'altra città americana, lasciate qua sotto un commento qua sotto. Quindi io saluto uno e anche te, ti saluto anche te, e ci vediamo giovedì alle 2. Ciao.